Ciao e benvenuti a una nuova panoramica dei campi di battaglia di Heroes of the Storm. In questo video diamo un'occhiata alle meccaniche della Contea del Drago all'interno del Nexus. La Contea del Drago è una mappa a tre corsie che ospita al suo centro la minacciosa statua del Drago Cavaliere. La squadra che desidera impossessarsi del potere della statua deve sparpagliarsi e conquistare contemporaneamente i due altari magici in alto e in basso sulla mappa. In questo modo, un membro della squadra potrà riportare in vita il Drago Cavaliere, trasformandosi in un guerriero incredibilmente difficile da battere e in grado di mettere in difficoltà i nemici, infliggendo enormi danni alle strutture. L'abilità Soffio di Fuoco consente al Drago Cavaliere di annientare istantaneamente ondate di servitori. Egli può inoltre respingere un eroe nemico, allontanandolo dalla battaglia. La squadra che saprà assicurarsi l'aiuto del Drago Cavaliere dovrebbe dedicarsi alla distruzione di torri, forti, fortezze e infine del nucleo del nemico. Riportare in vita il Drago Cavaliere è più facile a dirsi che a farsi, specialmente quando gli avversari interferiscono costantemente. Bisogna aspettarsi scaramucce lungo tutta la mappa, non solo presso gli altari, ma anche vicino ai campi di mercenari e nel punto di comparsa del Drago Cavaliere. Su questa mappa bisogna valutare costantemente gli spostamenti degli eroi nemici e approntare le adeguate contromisure. Chi si impadronirà dei poteri del Drago Cavaliere e chi cadrà sotto la potenza dei suoi colpi?